avvisare che non devono. Allora, adesso la registrazione è fatta, mi raccomando, chiudete tutti quanti la web e chiudete il microfono. Buona lezione a tutti. Ok, grazie Rossi. Prego. Allora, il tema di questa sera era quando l'allarme non suona, perché spesso ci troviamo a giocare delle mani in cui sembra tutto facile, semplicissimo e non suona quel campanello d'allarme che ogni tanto dalla dichiarazione degli avversari o dalle carte che vedete. Qualcosa vi dovrebbe mettere in allerta e farvi giocare con più attenzione. Allora, vediamo per esempio questa mano. Nord apre fuori, est dichiara passo, sud dichiara due cuori, c'è chi le ha dichiarate tre a seconda dello stile di gioco, no? Ma è normale con la 4-3-3-3 dire due cuori. Ovest dichiara passo e nord chiude a quattro cuori. Bene. Questo è il contratto e l'attacco normale, re di picche. Ora, questa mano qui, io ho visto più di qualcuno andare down. Perché? Perché o perché magari uno ha voglia di fare del sollevante e quindi di correre dei rischi. Ma questa è una mano, l'ho messa proprio come prima mano, proprio per farvi capire come tante volte la mano è semplicissima. Eppure qualcuno si affossa. Contate le prese. Pagando l'asso di cuori, voi fate quattro prese di cuori, una presa di picche, tre prese di quadri, due prese di fiori. Fate la somma, 4 più 1, 5, più 3, 8, più 2, 10. Avete 10 prese. Ora, perché tanti sono andati sotto? E ve lo faccio vedere subito. Perché hanno preso al primo o al secondo giro a picche, non ha molta importanza, e prima dei mesi di giocare a tutto hanno giocato quadri. Perché? Perché volevano assolutamente scartare la perdente di picche, una perdente di picche sulla quadri. Certo, sono stati sfortunati, ma questa mano qui, sfortuna o no, siano andati down da soli. Gli avversari non hanno fatto nessuno sforzo. Siete voi che se avete perso le vostre 10 prese. Perché? Perché adesso, dopo aver pagato il taglio a quadri, pagate anche la picche, poi pagherete l'asso di cuori, alla fine andrà male la parte di fiori e pagherete anche la presa di fiori. Eppure avevate 10 prese. Perché dovete per forza incassare le quadri subito? Ma che ve lo ordina il dottore? Sulla terza quadri ci scarterete la fiori, ma che vi importa di giocare? Questa mano qui si gioca a quattro cuori e giocate pure subito dopo l'attacco picche, infischiatene. Sì, potete eventualmente lisciare il primo giro di picche come ha fatto qualcuno, ma poi lasciatele perdere qua. Avete 10 prese, preoccupatevi di fare le vostre 10 prese. Prendete il passo e adesso giocate tuori. Vediamo che cosa può succedere. Questo, gli avversari prendono. Incassano una picche e poi diciamo che poi adesso giocheranno fiori e io a questo punto adesso posso prendere tranquillamente con il re, batto le altre e sulla terza quadri vincente del morto perché è rimasta comunque una presa vincente ci scatterò la fiori. È vero che potevo scartare la quadri e fare anche poi la parte di fiori per farla sulle me, ma in sostanza per fare questo gioco qui, è vero che questo qui è un match, probabilmente è la mano più adatta per un torneo duplicato, ma in duplicato sarebbe stato un errore veramente giocarla così, perché per farla sulle me avete messo a rischio il contratto. Mano numero 2. Vediamo, mano numero 2, est apre di quadri, sud dichiara passo, ovest dichiara un cuori, nord passo, est dichiara un picche, sud passo, e con le carte di ovest è abbastanza normale dichiarare 3 o 4 picche, c'è cioè chi ha dichiarato 3, chi ne ha dichiarate 4, in ogni caso anche se uno dichiara 3 picche, perché avendo il singolo ci sta tutto dire 4 picche. E vediamo questa mano qui, perché anche questa è una mano un po' curiosa. Vediamo che sia l'attacco fuori.
Ricade mentre 5, Nord prende collasso, pensando che il suo compagno è attaccato con il singolo, e ritorna, anche se era abbastanza improbabile, perché se avesse avuto veramente il singolo, est avrebbe appoggiato le cuori. Comunque, vediamo se il gioco va così, cuori e cuori. Ora, guardate il dicante, che perdenti ha? Ha pagato l'asso di cuori. Se guardate il morto che perdenti ha? Ha soltanto, certo, la quarta fiori che può essere tagliata, ma poi le uniche perdenti sono in natura. Ora, l'unica cosa che non bisogna fare in questa situazione qui è quella di fare il colpo in bianco. Cioè, il colpo in bianco va fatto tante, tantissime volte, ma in questo è proprio il momento più sballato che uno possa immaginare, perché si becca e taglia cuori e alla fine va sotto, perché invece di pagare facendo due sole prese di alcuni, ha pagato tre, perché ha pagato la prima picca che ha fatto il colpo in bianco, poi si è preso il taglio e adesso pagherà ancora una presa in alcuni. In questa mano non bisogna fare il colpo in bianco, bisogna battere a tu. Certo, lui dice, ma se trovo lì a tu 4-1, pazienza, se trovo lì a tu 4-1 si va sotto. Ma non potete andare sotto trovando lì a tu 3-2. Questa mano qui si prende, si passa di picche e picche. Con lì a tu diviso 3-2 pagherete soltanto quella lì. Se poi, se volete, diciamo, andare proprio sul tranquillo, dice, ma io non voglio andare sotto di 2 se trovo la 4-1, fate così, fate asso di fiori. E piccola fiori taglio. Che questa costa niente praticamente. E adesso giocate ancora a picche. L'importante è non fare il colpo in bianco a picche. Adesso pagherete ancora due prese di picche, ma poi non pagherete più null'altro, perché le fiori sono vincenti, le cuori sono vincenti, a quadri morto c'è il singolo. Mano numero 3. Sud apre un cuori. Ovest dichiara passo, nord dichiara un picche, est dichiara passo. Qui adesso, a secondo del sistema, c'è chi gioca la gazzilli, c'è chi se ne infischia della quarta di fiori vicino e ha dichiarato tre cuori. Tutto quanto va benissimo. C'è chi è attrezzato con dichiarando due senza tu, che vuol dire appunto la sesta di cuori, una mano forte. Una quarta vicino. Comunque, diciamo che giocando nel naturale, un cuore in picche ci sta benissimo, tre cuori, ovest, oppure potrebbe dire tre fiori, però con tre fiori, diciamo, non nasconde la sesta di cuori. In ogni caso, vediamo, su tre cuori passo a nord, dichiara quattro cuori, ovviamente. Adesso, questa mano qui, vediamo un po' perché. Quelli che hanno giocato quattro cuori non ci dovrebbero essere problemi. Certo che se qualcuno la spingeva di più, poteva anche magari andare più avanti, però vediamo un po' che cosa è successo. Dato che la maggior parte di voi ha giocato quattro cuori e l'attacco è fiori. Anche questa sembra una mano, una passeggiata, perché per il dichiarante dice, beh, io qui ho una perdente a cuori che è l'asso. Picche niente perché ho singolo, morto c'è l'asso, quadri niente perché c'ho asso e sono solo due carte, ecco, e ho praticamente molto probabilmente due perdenti di fiori, perché questo attacco di singolo mi mette un po', e questo qui il campanello d'allarme, perché questo attacco di singolo, metto la picca, est mette l'8 o il 9, e su no, e su vince con i 20. Qui deve suonare il campanello d'allarme. Perché questa mano qui, c'è chi è andato sotto e si può andare sotto, perché che cosa si fa? Adesso si gioca re di cuore. Est vince con l'asso e non ha nulla di meglio che non tornare a dama di fiori. Adesso se noi mettiamo il re, l'asso di fiori, cioè, e ce lo tagliano, voi vedete che adesso qui possono giocare quadri o picche o cuori, qualsiasi cosa. Io ho due perdenti di fiori e non so proprio dove sistemarle. Adesso prenderò a quadri, proverò ad affrancare le picche, ma non ce la faccio. Alla fine sarò costretto a giocare le fiori e a pagarle tutte e due. E alla fine si finisce che il risultato è che sono dato un down perché ho pagato una cuori e tre prese di fiori. Se
si poteva fare qualcosa. Certo, se suonava il campanello d'allarme, uno si rendeva conto che basta non coprire la donna di fiori. Se voi non la coprite, che cosa può succedere? Gli avversari fanno presa, però se adesso continua a fiori, vedete, se continua a difendere, noi mettiamo l'asso, ma il 10 ce lo tagliano, è vero, ma il 10 di fiori resta vincente. Oppure se giocano la piccola, noi stiamo bassi, perché abbiamo visto rifiutare, questo qui taglierà, ma l'asso di fiori resta ancora intatto. E alla fine pagheremo una cuore e due fiori. Qui bastava semplicemente sentire il campanello d'allarme. Quando uno lo sente, sa che non basta non coprire la fiori e si garantisce il mantenimento del contratto. Mano numero 4. Qui Ovest apre due fiori. Nord dichiara passo, Est dichiara due quadri. Se due fiori forzando a manche, dovete andare tranquilli e dire semplicemente due cuori. Nord passo, Est dà l'appoggio a cuori. Quelle carte lì dichiara quattro cuori, anche per far capire che non ha nulla di interessante se non l'appoggio a cuori. Sud dichiara passo. Ora, se uno si accontenta di giocare quattro cuori, fine della puntata. Ma se qualcuno lo spinge questa mano, ci sono quelli che hanno dichiarato sei cuori. Vediamo come vanno giocate questi cuori. In ogni caso, anche quattro cuori bisogna giocarle nel modo corretto. Ora, Nord può attaccare a picche oppure attaccare col singolo di quadri. Noi vediamo sia nel caso che nell'altro. Ci accorgeremo fra poco che la situazione assomiglia quasi alla mano di prima. Vedete? Qui che cos'ha di perdente, di chiamante? Sembra, cioè la perdente a fiori e dipenderà dalla passe, quindi facendo con la passe fiori. Ma poi abbiamo anche il problema della quarta quadri, questo attacco di piccola quadri che si sente puzzare da un chilometro, che potrebbe essere un singolo. Ecco, se suona l'allarme, in ogni caso, anche se non c'è l'attacco qua, supponiamo che ci sia l'attacco a picche, questa è una mano che tecnicamente vi faccio vedere come va giocata. Vediamo, qui si prende a picche, si tira l'asso di fuori, è normale. Adesso vedete l'E2 3-0, ma la cosa non vi deve preoccupare. Ora, qual è il rischio di questa mano? Che dovete fare, che c'è il rischio di pagare le revisioni e anche il fatto dei quarti di quadri, se c'è in circolazione. E come si fa a, diciamo, a far fronte a questa possibilità e a come si può fare comunque la mano? Ve lo faccio vedere subito. Si fa il classico gioco di eliminazione, fatto alzo di cuori, piccola cuori, noi sappiamo che sono, e passiamo in 9. Noi abbiamo visto rifiutare subito, no? E adesso ci tagliamo la picca. Andiamo di nuovo morto con la fuori. E di nuovo tagliamo la picca. Vedete che questo tipo di operazione non comporta nessun pericolo, nessun rischio. Ora, dice, adesso tiriamo i quadri. Se le quadri sono divise, nessun problema, perché riusciremo ad andare a morto con i 10 di quadri e faremo poi la parte di fiori per fare eventualmente la sudere. Ma se le quadri sono 4-1, come in questo caso, vedete che questo gioco di eliminazione adesso ci consente di mantenere il contratto al 100% anche con le quadri malmesse. Perché? Per adesso non si fa altro che giocare a sui fiori e fiori, non ha alcuna importanza chi ha il re di fiori. Che ce l'abbia a nord o sud, che se ce l'ha a nord che non ha più quadri, sarà costretto a giocare taglia scatto. Ma anche se l'avesse avuto sud, avrebbe poi dovuto giocare sempre o il taglio scatto oppure quadri su quest'ante. Quindi vedete che in questo modo qui ci garantiamo il mantenimento comunque del contratto, anche con le quadri 4-1. Se le quadri, poi, se tutti rispondevano sulle quadri, avremmo battuto le quadri, con la quarta quadri saremmo andati al morto con il 10 per fare la partita e tentarla sulle 20 in quel caso.
Mano numero 5. Nonna fu fuori. Qui molti collegati di est hanno dichiarato due picche. Su sud, collegati di sud, c'è chi si è accontentato di dire quattro cuori, chi ha detto tre picche per far capire che è una mano forte con l'appoggio a cuori. In ogni caso a nord, che è la mano minima, dichiara quattro cuori. E quattro cuori è stato il colpo finale. Testa attacca da una picche. Questa dichiarazione di due picche, se non è questo un campanello d'allarme che suona, suona forte, perché? Perché in questa mano, vedete, indicate a di per lei l'asso di cuori, una perdente di picche, una potenziale perdente di fiori, se gli va bene una passa. Sembra, il contratto sembra una passeggiata. Però il problema è questo, quello che è successo a molti è questo. Picche hanno messo il re, adesso hanno giocato cuori. Guardate un po' cosa è successo. Re este prende colasso e insiste col fare di picche. Adesso c'è poco da scherzare. Mettiamo l'asso e l'avversario ce lo tagliano. Questi adesso ci rinviano ovviamente, questo rinvia quadri e noi fra poco cominciamo a soffrire questa mano perché abbiamo ancora la picca perdente. Tra poco faremo la base di fiori che magari va male e alla fine finisce che abbiamo sotto. Certo, a carte viste io potrei fare asso re di fiori, poi incartarlo a picche sperando che dopo aver eliminato la quadri. Invece il problema di questa mano è proprio questo. Se noi prendiamo fin dall'inizio, perché è suonato il campanello d'allarme, se io prevedo fin dall'inizio che c'è il rischio di beccare il taglio a picche, posso porre rimedio fin dall'inizio. Allora, presa la prima picche, guardate, bisogna giocare asso re di quadri. Fatto questo, guardate, adesso si va al moto con l'asso di fiori, e come dire, si fa un gioco di eliminazione. Non è totale, ma è un gioco di eliminazione parziale, viene chiamato. Adesso questo lo tagliamo. E finalmente abbiamo eliminato le quadri e adesso giochiamo fuori. Vediamo, l'avversario qui est può prendere, gioca picche come prima, dando il taglio al suo compagno, però la situazione è la seguente, quando ovest ha tagliato, come vedete, non ha più la possibilità come prima di giocare quadri, perché giocare quadri adesso significa giocare il taglio scarto. Il dichiarante, se ovest gioca quadri, il dichiarante scarta la perdente di picche e taglia al morto. Oppure può giocare fiori. Fiori, ecco che gli regala, cioè la base di fiori non è più necessaria perché se gioca fiori riesce a fare la presa di fiande. Alla fine pagherà una picche soltanto e nulla di più. Quindi vedete che questa operazione qui, l'eliminazione delle quadri prima di giocare a turno, era proprio per far fronte all'eventualità che ovest tagli la picche e dopo deve per forza giocare il taglio scarto oppure nella nostra forchetta. Naturalmente questo lo si fa se uno si rende conto che con quelle due picche suona il campanello d'allarme. Mano numero 6. Estra più picche. Sud dichiara due cuori. Che si dichiara con le carte di ovest? Certo, c'è la voglia di contare, però non è che abbia molto, quindi è normale che dichiari due picche con le carte di ovest. Nove dichiara passo, e est ovviamente dichiara quattro picche. Dunque, sud non è che abbia un bellissimo attacco, certo attaccare a picche o a fiori o a quadri, quindi è quasi normale, avendo la re dama sesti di cuori, attaccare con il re di cuori. Ora attenzione, anche questa è una mano pericolosissima, se non suona il campanello d'allarme vedete cosa succede, asso di cuori e ce lo tagliano. E sud è intervenuto, certo qualche volta si diviene con la quinta, ma spesso si diviene anche con la sesta. Quindi
non è una sorpresa, non dovrebbe essere una sorpresa, rendersi conto che ci può essere tagliato l'asso di cuore. Anzi, è proprio lì il campanellino d'allarme. Attenzione che l'asso di cuore può essere tagliato. Ora guardate che cosa succede. Dopo che hanno tagliato l'asso di cuore, questi ci giocano quadri o fiori, qualsiasi cosa li chiamano subito. Questi che giocano fiori, di fanti, sorprende, battere di picche. Anche la seconda picche sperando che siano divise. E invece succede che adesso c'è ancora una picche in giro. Ora ha dei problemi il migrante. Perché se batte l'ultima picche, guardate, vediamo, se toglie di mezzo l'ultima picche degli avversari e poi adesso gioca fuori, scrutando le carte, sa che c'è il fante secondo, non deve fare altro che lisciare il fante di cuore. Dopodiché, se questo continua fuori, si perde con la donna, adesso si gioca o fiori o quadri, e come vedete, il migrante tutte le perdenti che ha dovrà pagarle. Ma torniamo indietro, quindi vedete che battere tutte le altre non si può, è pericoloso, perché l'avversario ci può mandare sotto. Dice, ma e se io non batto l'ultima tu, e dopo aver fatto due giri a tu gioco il fante di cuori, beh, oppure gioco la piccola cuori, che cosa succede? Succede che su prende e naturalmente adesso continua ancora a cuori e fa tagliare ancora il suo compagno. È vero, io posso mettere l'otto, però c'è un toglie che fra poco il 10 di cuori è certamente vincente, ci posso scartare una fiori oppure una quadri, però mi resta ancora sempre una perdente di fiori o di quadri da consegnare agli avversari. Quindi vedete che con questa strada si va sotto. Che si poteva fare? Se suonava l'allarme fin dall'inizio, con l'intervento due cuori, est apri un picche, sud interviene due cuori, attenzione, qualche volta gli interventi sono anche con la sesta. Ovest dichiara due picche, no, e est dichiara quattro picche. Attacco re di cuori, basta lisciare e noi siamo a posto. Ovunque sia, certo, se è intervenuto con la quinta, non è successo mica nulla, eh. Anche se è intervenuto con la quinta, che cosa può succedere? Mettiamo che questi adesso qui scarti da fiori. Può succedere che adesso gioca cuori, piccola cuori, va benissimo, nord c'è la taglia. Noi dobbiamo solo stare attenti a scattare il fante di cuore. Perché? Perché adesso al morto con l'asso di 10 ci è rimasta la stucchetta. Adesso qualsiasi cosa giochi nord, fiori o quadri, noi prendiamo, mettiamo che giochi quadri, noi prendiamo con l'asso. Ora battiamo tutte quelle le atù. Possiamo battere tranquillamente tutte le atù dell'avversario, ma ho in mano la forchetta, cioè ho ancora una forchetta a cuori, ho sbloccato con il fante di cuori fin dalla seconda carta, adesso giocando piccola cuori e supero di misura la carta di Sud e riesco a fare le mie 10 prese, perché adesso ho i 10 di cuori, l'asso di cuori su cui ci scatto una per me e faccio le mie 10 prese. Dice, ma Sud poteva giocare anche la donna di cuori al secondo giro. Si mette l'asso e si sblocca sempre il fante. Vedete che resta sempre la forchetta, anche se Sud, dopo il re di cuori, dovesse giocare la donna di cuori. Vediamo, invece della piccola gioca la donna. Noi naturalmente copriamo con l'asso, Nord ce lo taglia, ma noi buttiamo via il fante. E vedete che 10 a 8, come asse 10 prima, 10 a 8 diventa una forchetta. Nord continua fiori o quadri, Sud vince, batte le atture e poi giocherà la piccola di cuori che farà un passo a 9 e farà le sue 10 prese. Anche qui bastava solo avere l'accortezza di non coprire il re di cuori per garantirci le nostre 10 prese. Mano numero 7. Dunque, Sud ha due fiori,
Ovest dice passo, nord dichiara fuori, est c'è chi dichiara tu picchi, chi ne avete due, ma è normale dichiarare un picchi, così come è normale da parte del sud ripetere le fiori. Se nord, se est dice due picchi, il sud può dire tranquillamente tre fiori. Uno qui dichiara due fiori, ovest dichiara due picche, mi fa capire che è forte e chiede anche fermo. Sud dichiara ovviamente due senza, c'è chi dichiara tutta la senza perché ha il massimo, la settima di fiori e la forchetta di picche, quindi c'è a doppio fermo. E come vedete, fra poco molti si sono fermati a tre senza. Ma in realtà in questa mano qui, vediamo un po'. Come vedete adesso, mettiamo che ci sia l'attacco picche o qualsiasi altro attacco. No, qualsiasi altro attacco no, l'attacco cuori mette in difficoltà il dichiarante per farne 6. Con l'attacco picche non ci dovrebbero essere problemi per farne 6. Vedete, il sud prende con la donna, smonta l'asso di fiori e alla fine ci farà 6 prese a fiori, 2 a picche, 3 a quadri e 2 a cuori su 12 prese. Ma qualcuno magari ha spinto questa mano, che la mano è divertente, curiosa. Cosa succede se per caso dovessero giocare 6 fiori questa mano? Dopo che c'è stato un intervento a picche, che succede a 6 fiori? A maggior ragione a ovest attacca col singolo di picche. Ora, come vedete, con l'attacco a picche 6 fiori sembra contratto perduto. Perché questo attacco 2 di picche mi fa capire che c'è il singolo. Adesso qui mette il 9, noi prendiamo la donna, se mette re diciamo con l'asso. Ora è chiaro che se qui giochiamo subito fiori, che sarebbe una cosa quasi normale, est prende, re gioca picche e l'asso ci viene tagliato e si va sotto in questa mano. C'era un modo per poter fare questo 6 fiori? E bisognava trovarlo. Per trovare il modo, a parte la pasta di cuore che comunque andava male, c'è la possibilità di giocarsi la caduta del re di cuore. Ora, l'attacco picche, prima bisogna vincere, e prima ancora di giocare a tutti, bisogna giocare cuori. Asso di cuore, e cuori, F di elefante, noi lo tagliamo. Poi giochiamo quadri per l'asso. E ancora cuori e la tagliamo e vedete che mi sono affrontato la dama. Adesso che si fa però? Non possiamo ancora sempre giocare fiori perché este vince, gioca picchi, ci tagliamo. Niente, dobbiamo giocare re di quadri e quadri tagliato, andate tranquilli, tagliate due alto e finalmente giocate la donna di più. Se este taglia, noi già naturalmente ci scappiamo l'asso di picche. E non pagheremo più nessun'altra prima. Questo giocherà picche, tagliamo alto, mettiamo tante 10 di fiori e ricaviamo tutte le prime. Se este non taglia, ovviamente, a maggior ragione sul se este non taglia, noi scappiamo l'asso di picche. E poi giochiamo più. Io dice, ma siamo stati fortunati perché est aveva l'asso secco di fiori, poteva avere l'asso secondo, cioè l'asso da cartina. Cioè, se ha l'asso secondo e taglia con la piccola, noi possiamo sul tagliare. Adesso battiamo la tu, ma quando battiamo la tu, prende con l'asso, ma su finita gli attu degli avversari. Cioè, se per caso c'è l'asso secondo, vuol dire dall'altra parte c'è il simbolo di fiori. Quindi, sulla donna di cuore, est taglia con la piccola. Noi sul tagliato, adesso giocando fiori, cade l'asso di fiori, ma cade anche l'ultima tu che ha ovest. Un tavolo dentro sei fiori e li ha fatte, non ho mica visto. No. Vediamo, mano numero 8. Adesso. Ovest apre di un senza. Non dichiara passo, est dichiara tre senza. Attacco,
dama di cuori che non muove in sequenza. Dunque, vediamo questa mano qui, di grande, prima di toccare qualsiasi carta, si fa i suoi conti. Se le fiori corrono, si fanno 5 prese di fiori, più 2 prese di cuori, più una presa di picche. Vedete, per fare la nona presa, molto probabilmente bisogna fare la base di picche. Nel frattempo, gli avversari che cosa potrebbero fare? Vedete che a fiori, a quadri, avendo dama 9, 8, certo, gli avversari possono incassare 3 quadri, ma non di più, perché con dama 9 quarti e 10 secondi in mano faccio comunque ferma. Quindi gli avversari possono incassare 3 quadri. Se man mano la base di picche possono fare una picche. Ma tutto dipende dal fatto che io adesso sto facendo i conti se riesco a fare 5 fiori. E se vediamo un po', per fare le 5 fiori, cosa normale innanzitutto quello di prendere in mano a cuori. Tra poco capiremo anche il motivo. Perché adesso gioco re di fiori. 9, 20 e 10. Guardate un po' che succede. Se questo 10 di fiori non è un campanello d'allarme, poco ci manca, guardate, perché adesso giochiamo ancora a fiori e nove di fiuta. Attenzione, io ho visto quelli che hanno giocato questo, hanno giocato fiori e poi ancora fiori. Possono giocare ancora fiori per affrancare la quarta. Ma che cosa succede adesso? Fatta la presa a fiori, naturalmente, sud continua cuori, salta l'asso, di grande può fare 9 di fiori vincente, qui ci può scattare una quadri, una picche, quello che volete, e adesso cosa può fare? La base di picche, certo, fa la base di picche, ma come vedete fra poco, contate le prese, adesso non riesce più a fare le 9 prese perché ha fatto solo 4 fiori, 2 picche, 2 cuori e si ferma a 8 perché adesso poi che sta l'asso di picche il re non cade e purtroppo è in ordine e chiuso con i cuori vincenti e l'ingresso di asso di pali. Dunque, che si poteva fare in questa mattina? Beh, c'è chi ha provato in un altro modo, cioè fatta la presa dopo aver fatto la terza fiori. Non ha giocato fiori per liberarsi da fiori, ma ha fatto la base di picche. Che va bene. Adesso è andato al morto con la cuori. Ha rifatto ancora la base di picche. Che va bene. Però anche in questo caso qui, adesso riesce a fare l'asso di picche, ma come vedete, sarà due cuori, tre fiori e tre picche. E arriva sempre a 8. Invece in questa mano bisogna fare 3 picche, le 4 fiori e le 2 cuori. Dice, come si fa a fare via le fiori, 4 fiori e le cuori? Perché sembra che non ci sia modo per sommare le due cose, cioè per fare, ho bisogno di 2 ingressi al mondo per fare 2 volte la base di picche, per fare 3 prese di picche. Ma ho anche bisogno dell'ingresso di asso di cuore al morto per poter incassare la quinta fiori quando si affianca. E allora, vediamo un po' com'è il gioco. Contratto e presenza. L'attacco dama di cuori, si prende di mano. Adesso re di fiori. Avete visto cadere i 10? Bene, adesso si gioca la donna di fiori. Nove di fiuta. Non si mette la piccola, si prende con l'asso di fiori. La donna la si rileva con l'asso. Adesso vedete, ho la possibilità adesso di fare la parte di picche, di liberare le fiori comunque, perché adesso gioco la piccola fiori, e avendo 9 8 terzi, so che l'avversario può fare fante, ma vedete che le due fiori sono diventate buone. Adesso qui può tornare a cuori come prima, ma vedete, la differenza rispetto a prima è che adesso mi posso fare le due fiori e
E quindi ho sommato tutte e due le combinazioni. Adesso faccio l'altra fiori. E adesso faccio di nuovo la parte di picco. Se l'allarme non suona, uno si rende conto che non può fare tutte e due le cose, affrancare le fiori e fare la base di picche più volte, perché è chiaro che se le fiori sono divise, mi basta semplicemente fare 5 fiori, 2 picche e 2 cuori. Ma se le fiori non sono divise e posso fare solo 4 prese di fiori, devo riuscire a fare 3 prese di picche. Mano numero 9. Allora, nord apro i fiori, est dichiara passo, sud dichiara un picche, ovest dichiara passo, nord dichiara due picche, est dichiara passo e sud va a quattro picche. Praticamente all'apertura, e questa è valido, cioè avendo la quinta ci sta tutto. Vediamo un po'. Ovest attacca dama di cuori. Dunque, vediamo un po' questa mano. Apparentemente, se le picche non sono divise, cioè se le picche sono divise, io faccio 5 picche, poi 2 cuori. Una fiori, una quadra e un taglia quadra al marco, cioè praticamente contando le perdenti, se le picche sono divise, posso pagare in questa mano una cuori, una fiori e una quadri. E dice: e se le picche invece non sono divise, cioè uno dei due c'è la terza di picche, se sono tre e uno, qui adesso corro il rischio di pagare una picche, una cuori, una fiori, una quadri, una per colore. C'è il modo per guadagnare una presa? Beh, sfruttando tutte le carte c'è la possibilità di giocare all'esta principale, cioè giocare piccola quadri verso la donna. Se il re è piazzato bene, pagheremo certamente ancora la quadri, però ci si libera una quadri di mano per poter scartare la perdente di cuore del morto. Ecco fatto il piano: si vince con l'asso di cuori, si viene in mano con l'asso di picche. Attenzione, non si batte il secondo pezzo di picche, perché se io batto il secondo pezzo di picche e non le trovo divise, adesso giocare piccola quadri non serve a nulla liberarmi la quadri quando io non ho la possibilità, vedete, gli avversari prendono, quindi giocano ancora cuori e io non ho la possibilità di venire in mano per incassare l'asso di quadri, perché gioco la donna di quadri. Adesso come faccio a venire in mano per incassare l'asso di pari e scattare la cuori perdenti? E allora torniamo indietro. C'era il modo, bastava non battere al secondo giro di picche. Quindi, mano con una picche, una non si incassa il secondo pezzo di picche, non ci serve come ingresso in mano e si gioca quali. Mettiamo all'avversario a prendere con il re. E li giochi ancora cuori? Avete visto? Prendo così il re di cuori, sblocco la dama di quadri, vengo in mano con il re di picche e sull'asso di quadri butto via la cuori perdente. E vedete che adesso il contratto è salvo, pagherò ancora la picche, pagherò la fiori, ma la cuori me la taglio. Torniamo indietro, ma e dice, e l'avversario poteva anche, invece di giocare ancora cuori, poteva giocare picche. Sarebbe stata la miglior difesa. Vediamo, dopo aver fatto la presa con il re di quattro, se invece di giocare ancora cuori, gioca la donna di picche per farci saltare, diciamo, l'ingresso di asso, beh, noi dobbiamo fare altro che lisciare. Ora sì, si liscia la picche. E adesso qualsiasi cosa faccia, vedete, anche se dovesse giocare ancora picche, ma io non ho problemi perché ho ancora una qui in mano e potrò sempre
rientrare. Se mi gioco ancora picche, c'ho ancora il passaggio, vedete, prendo in mano con le picche, sblocco la quadri, apro il taglio a fiori, vedete, perché avendomi giocato picche ho ancora l'asso di re di cuori di controllo. Adesso gioco fiori. Fiori ancora, come vedete, adesso non avrò difficoltà. Adesso quando vi dovessero giocare ancora cuori o fiori, mettiamo che giochino cuori, scusate, prendo al morto e ho la possibilità di venire in mano con il taglio a fiori sull'asso di quadri, butto via la cuori perdente e così riesco a salvare il contatto. L'importante è non battere due giri di picco, mantenere il passaggio in mano. Mano numero 10, ultima. Esta 18, c'è chi ha aperto di un senza, ma è normale con quelle carte lì aprire di un fiori. Frutto dichiara passo, o se dichiara un fuori, non dichiara passo, Esta dichiara due senza tu. Su dichiara passo, chi si dichiara con le carte di Ovest? Beh, c'è chi ha dichiarato tre fuori per dire che ha la quinta. Tre senza è sbagliato, perché tre senza adesso non diciamo di avere la quinta di cuori, uno potrebbe dire tre fiori, ma tre fiori, mettiamo che uno dica tre fiori interrogativa, tipo stagno, Ovest, Nord passo, Est dice tre picche, Sud passo, e Ovest dice tre senza. Guardate un po'. Questa deve immaginare, ma perché mai questo qui è interrogato? Se si è interrogato, mi ha chiesto se c'è un nome, un motivo si dà la palestra. Se non ha la quarta di picche, perché mi ha interrogato? Evidentemente perché aveva la quinta di cuori. Quindi questa è una strada. Interrogare e poi far capire quando non gli vanno, non gli dovessero. Certo, se Est non aveva la quarta di picche e dice tre quadri, facciamo in tempo di dire tre cuori, facciamo capire che abbiamo la quinta. Vedete che adesso si può giocare, si può dire quattro cuori. Dunque, vediamo un po'. Nord, speriamo che Nord attacchi a picche. La settimana fa, quando si giocava, il tema erano le precauzioni, e qui è una mano che assomiglia molto a una di quelle della settimana scorsa. Contata le file: 5 a cuori, 1 a picche 6, 3 a fiori 9. E la decima da dove viene fuori. Ora, non bisogna fare l'errore in questa mano qui, prendere con l'asso di picche, venire in mano con la cuori. Questo è l'errore più comune. E giocare l'espa di quadri. Perché dice io con il re di quadri piazzato bene, faccio la mano. Invece, guardate cosa mi succede, che questo prende e adesso mi rinviano fuori. Io adesso riprendo, insisto con le quadri. Adesso se questo qui sta a base, il suo compagno può prendere con il 9 per battere il terzo giro di cuori, vedete che facendo il controgioco corretto, questa mano qui si può battere. E adesso di grande proverà a trovare le fiori, non le trova divise e alla fine è costretto a passare. Eppure, questa mano qui, se non ci fosse stato il re di quadri, era più facile, perché la giocata corretta è proprio quella, adesso il contratto è 4 cuori. Giocate subito quadri, ma che mi importa chi ha l'asso? È sempre la solita questione, se questi qui attacco picche, io prendo la morte. Se io non avessi il re di quadri, sarebbe semplice, diceva, io faccio 5 cuori, 3 fiori 8, una picche 9, basta fare un taglio a quadri a morte per fare 10 picche. Quindi questa mano qui si prende e si gioca subito qua. La sua riprendono. Adesso anche se mi dovessero battere al tubo, oppure posso incassare la picche. Incasso la picche, giocano ancora picche. Io so, ho avendo tutte le tue più alte, taglio, gioco ancora quadri. Ma anche se mi giocavano al tubo, avevo tutto il tempo.
Adesso, anche se mi gioco con picchi ancora, posso fare qualsiasi cosa. Io faccio il tempo a tagliare la quadri. Adesso posso battere tranquillamente le a tutti e poi reclamo il resto delle prese perché non lascio le danno di più. Ma vedete, qui il problema era di non mi basta fare un taglio a fare un monte da fare 10. Certo che se l'asso di quadri è piazzato bene, non c'è l'attacco a fuoco, io posso venire in mano per giocare l'espo di quadri e poi alla fine, però se mi rigiocano fuori, comunque non riesco a fare anche il taglio oltre le di quadri. Quindi, questa mano qui, dobbiamo giocare subito quadri del no. Va bene. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Senti Carlo, volevo dirti una cosa. Siccome forse 10 mani sono poche da giocare, se tu me ne carichi 12, io poi ne spieghi sempre 10. Magari le ultime due le copiamo così, però tu me le devi mandare, cioè io non posso caricare 12 mani. Io quello che carico, cioè non posso mettere 12 mani se poi me ne mandi 10, capito? Quindi ne devo caricare per forza 12, poi tu magari ne spieghi 10. Fammi il torneo da 12 però. Facciamo un torneo da 12, quindi tu mi devi mandare 12 mani, però poi Sì, tu ne spieghi 10, quindi magari le ok. ultime due metti due mani così a caso che ti vengono. Se... No, non c'è problema. Va bene, E ti tu posso magari ne aiutare. spieghi sempre, no, perché sennò mi sembrano un po' poche 10 mani da giocare, finisce subito il torneo, quindi possiamo farle 12, però tu ne spieghi 10. Va bene, Va ok. bene, quindi lunedì se non ti dispiace me ne mandi 12 e poi lunedì il torneo lo faremo come al solito alle 21:40, così fate in tempo tutti ad arrivare, va bene? Ok, grazie Carlo, domani Ciao a avete il tutti, video. arrivederci, alla Ciao a prossima. tutti, ciao ciao.